Allora, ciao belli, orashiki. Ciao! Vi volevo fare una sorpresa, mi volevo mettere un cappello, tipo no, e farvi vedere i miei nuovi cappelli grigi. Allora, tutto solo in fuori che grigi, nel senso, ho fatto una decolorazione, addirittura ne ho fatte una, nonostante ci fosse il rosso sotto che tenace non se ne voleva andare. Ho comunque fatto una decolorazione alla base e poi le lunghezze. Come vedete, alcuni punti sono grigi e altri invece sono biondi. Vedete, sotto specialmente, guardate bellino il grigio sotto. Eccolo qua. Qual è il discorso? Il grigio è un colore molto particolare, parecchio, parecchio particolare. Quindi non sono riuscita a mettermi la pallina, ma ha fatto sbestemmiamo, dico quanto. Quindi, mi sono scordata il rossetto. E quindi per evitare. Poi vi spiego perché c'ho questo rossetto, eh. Quindi per evitare. Non so che cazzo stavo dicendo. Niente, vabbè. Comunque la decolorazione è venuta anche bene, ribadisco. Quindi. Sono contenta, l'unico problema è che il grigio è un colore molto tosto, è duro da far venire, nel senso devi essere molto molto bionda, insomma è un colore un po' particolare. Ho provato le fialette, quelle che avevo quando avevo capelli corti, che anche quelle però purtroppo dove sono le parti, come vedete, un po' più scure, non viene bene. Questa è una colorazione che verrà, ora io mi tengo un po' il grigio così per pacchia, perché oramai me lo tengo, però poi mi faccio il celeste o il lilla e è perfetto, questa colorazione qui, questi bicolori sono perfetti per quei colori lì, perché? Perché mi verrà delle cadenze più chiare, cioè dei riflessi chiari e dei riflessi scuri, a differenza del grigio che il grigio non. Dove è più scuro non attacca, però sono contenta. Avevo bisogno di farmi veramente una mattata capelli. Facevo più. Io non riuscirò a non smettere di toccarmi i capelli. Quindi ce la possiamo fare. Allora, è tantissimo non giro e sono incasinata perché ho beccato un virus nel PC. Sto usando quello del mio cugino come l'altra volta. Quindi se per favore qualcuno di voi mi può dare un programma dove io posso caricare video perché Xylitof, quello che vedete col www, ci mette 2 giorni e passa a caricarmi un video, quindi non è possibile. Non so quando metterò questo video qui perché c'ho da mettervene alcuni. E comunque, eccomi qua! Cominciamo. Allora, innanzitutto faccio dei saluti, ok? Ah, le fialette sono queste qua. Riflessante grigio perla e il grigio perla viene anche bene. Ora, questo il mio è un colore, è un altro tipo di colore, però le fialette queste qui ti seccano parecchio i capelli. Io mi ricordo anche quando l'avevo corti. Comunque, niente. Adesso poi ci farò il celeste o il lilla. Ora me le tengo un po' così e poi vediamo. Che tanto adesso l'ho fatti da qualche giorno, quindi però è un colore che sinceramente non è che ho fatto anche le ciglia un po' più chiare. Insomma. Allora, saluti, Claudi C, un bacione, Fatima 2001, baci baci, Marica Giustizia, Sammy Petit e Camilla Saliati. Allora, cichissime, siamo sempre di più, io vi lovo, vi adoro, lo sapete. Allora, questo video, come avrete letto dal titolo, ci avrei da farvi vedere anche alcune cosine. Questo si può buttare. Mi è arrivato il set di pennelli da eBay. Oramai questo ve lo faccio vedere. Tanto l'ho pagato 6 dollari. Fatemi sapere se vi interessa il link. Anzi, ve lo metterò comunque nell'info box. Anche se in questo info box ci saranno diversi link. Allora, l'ho pagato 6 dollari. Hanno questo odore di plastica. A me mi piace tantissimo. Perché li ho presi? Ho preso questi 4 perché sono molti. No, molto identici, sono identici a questi qua, solo questi sono kabuki e a me i kabuki mi urtano il sistema nervoso. Per 6 dollari tutti quanti. E ci sono, c'è il flat che l'ho usato proprio oggi, poi
Poi c'è questo qui angolato, precisi precisi come quell'altro che io ho il capuchino. Poi questo che è quello che io uso per il correttore, che vi ho fatto vedere adesso del capuchino. E questo che è quello stondato praticamente, che si usa anche per usare il correttore verde. Mi piacevano perché erano rosa. E poi per 6 dollari tutti quanti. E poi questi sono quelli lì che io ho già neri. E non so, adesso vedrò un attimo. Sono identici. Questo è quello piatto che uso per il primer. Questo è quello che uso per l'occhio. Questo è quello tondo che uso per il contouring. E questo angolato è quello che uso per mettere la ciglia bianca. 6 dollari. Sto aspettando un ordine di Bicons, che io spero arrivi, ma veramente c'ho un sacco di roba da arrivarmi e ancora non mi arriva niente. Comincio a essere disperata. E di Bicons ho preso un altro di questi, identico però diverso. Ora io non mi ricordo che forma ha, però sono 5 con quello di Bicons. Identico, è rosa come questo. E devo farvi questo, tante mi chiedete il make up table. Ragazzi, ho un casino qui sopra, non potete capire. Sto facendo tanti test per la patente e non ho mai tempo di mettere a posto. Allora, vi devo montare il video di Cesenatico, che ragazzi, purtroppo con il problema di questo benedetto programma sarà un casino. Non riesco, veramente non riesco, perché poi è lungo e c'ho da farvi vedere tutto quello che mi ha dato Michela. Io ringrazio pubblicamente Michela, perché ancora non credo di averla ringraziata, perché non avevo ancora rigirato. Io ti mando un bacio grande, è una persona veramente in gamba, una ragazza d'oro. Tanto poi tutte cose che vi dirò nel video di Cesenatico, ma mi ci sono trovata molto bene, era come se la conoscessi da una vita, abbiamo tante cose in comune e non credevo davvero di trovarmi bene così con una persona che non conosci neanche. Comunque, grazie in pubblico, e ora che sto, quando sono in ferie, oltre ad andare da Otta, andrò a trovare sicuramente Michela, che poi c'è quel negozio, a me mi fa impazzire. Allora, cominciamo. Perché vi voglio fare la faccia del giorno? Ah! Questa collana, che è la fine del mondo, che ha due versi, quindi la parte grigia e la parte celeste. Aspettate, ve la faccio vedere. Aspettate un attimo, aspettate. Ora io, scusate, ma ve la voglio far vedere in tutti e due i modi. Non sapete quanto mi siete mancate quella settimana, sono stata senza internet da spararsi nelle palle. Comunque fatemi sapere se conoscete qualche programma per editare video, perché Movie Maker non mi fa, e è una tragedia, ragazzi, veramente una tragedia. Ci avrei da farvi anche un haul, però vabbè. E questa invece è la parte celeste. Eccola qua. Allora, vi dico di chi è questo, questa, chi mi chiama la mia nonna? Questa collana. Allora, mi è arrivato un messaggio su Gmail di una ragazza: guarda Camilla, avrei voluto mandarti qualche mio prodotto, insomma. È una ditta, loro fanno delle cosine a mano, quindi lavorano anche sugli skaters. E io ho scelto la collana, c'è un sacco di cosine, portachiavi, tante cose. E io ho scelto questa perché sapevo che comunque sia era la cosa che avrei sfruttato di più in assoluto. Mi piace tantissimo, e io ho bisogno di capelli, non ne la può più. Mi piace tantissimo, e la ragazza Besio Alessia, naturalmente il loro... ecco, lo sapevo, meno male. Che carina, ma anche mandato un bigliettino. E poi è stata una sciocchina. Grazie, ma le ho detto: ma come grazie? Grazie a te che mi ha permesso e mi ha inviato questa cosa. Cioè, ma ci mancherebbe altro.
Allora, vi lascio naturalmente nell'info box il loro link, Skaten Love. E questo è il loro sito. Comunque credo è su Facebook. Va bene, cominciamo. E ringrazio pubblicamente. Ora, ma, eh no, ma quello ve lo volevo mettere nell'hall. Ringrazio pubblicamente Elisa Ambrosi, che comunque questo ve lo metterò nell'hall. Allora, questo video l'avrò intitolato sicuramente La faccia del giorno. Sto usando tantissimo questa palettina qua, veramente veramente tanto. Sto usando tantissimo questi tre colori. Questo sembra, ma invece poi messo nella rima è carinissimo. Allora, e lo intitolerò appunto Get Ready With Me, yeah, perché innanzitutto non so, ribadisco, quando lo pubblicherò, perché bisogna vedere quanto tempo mi impiega a fare questi video. Chiedo scusa a Momu. Oddio, che flash! È una ragazza che fa video qui su YouTube, Momu. Però ora a me non mi viene in mente il nome. Io lei la guardo, se l'ho sempre guardata con gli occhiali, capelli leggermente rossi, le ciglia parecchio fine. Che mi aveva chiesto appunto di fare una faccia del giorno insieme. Io non riesco innanzitutto più a vedere i miei messaggi su YouTube, quindi sicuramente lei mi avrà mandato qualche messaggio, e non riesco più a... non riesco più. Dopo lei che me l'aveva chiesto, mi si è bloccato il PC perché non avevo la linea. Siamo passati da Tiscali a Vodafone, perché il mio babbo con Tiscali spendeva tantissimo. E dico a Momu, per favore, cioè, ti chiedo scusa se... Non sono riuscita a fare questa faccia del giorno con te, ma voglio. È una faccia del giorno particolare dove devo parlare di alcuni prodotti. Affinché oggi mi garbo più con i capelli sciolti. Ora mi è presa così, non immagini. Quindi, Momo, risentiamoci presto. Magari mandami una mail a Gmail e non qui su YouTube. Allora, non mi piace Celeste, la rimetto grigia. Allora. E in questo video vi voglio parlare di due aziende che mi hanno spedito dei prodotti. Allora, la prima è The Body Shop. L'ho chiamata appunto faccia del giorno, proprio perché mi sono truccata con tutti i prodotti che mi sono stati mandati. Hanno praticamente scelto delle youtubers e delle blogger a cui spedire questi prodottini, come quando spedirono quelli della Maybelline, quando hanno spedito tutti i cosini della Maybelline, a partire dal primer, tutta quella robina, tutti... Oddio, ho pigiato. E che cazzo. E quindi niente, ho deciso, per non menarvela troppo, non ci ho messo colla in punta a questa ciglia. Per non menarvela troppo, ho detto faccio, appunto, glieli faccio vedere. E poi un'altra ditta che è tedesca. Allora, mi è arrivato tutto qui dentro. Mi sono stati spediti appunto dei prodotti. Allora, la prima cosa che vi voglio dire è questo rossetto, i due rossetti, così me li tolgo perché lo odio, nel senso, a me non piacciono i rossetti lucidi, lo sapete. Come colore sarebbe anche carino, però a me i rossetti lucidi non mi piacciono. Allora, vi faccio vedere cosa mi è stato inviato. Allora, mi è stato inviato due rossettini, due eyeliner, uno nero e uno marrone, un primer occhi, quindi che c'è scritto Tint Concealer più Primer Color Intensification. Praticamente è una base un po' colorata, un po' tendente al color pelle. E poi quattro ombrettini molto molto carucci, devo dire. Allora, due e due. Io non avevo niente di The Body Shop, quindi sono felice che mi sia stato inviato queste cosine, perché almeno
le testo. Allora, il rossetto è questo qua, cioè questo rosa. Color Crush. No, allora si chiamano entrambi Color Crush. Però quello rosa è il 245. Infatti c'è scritto proprio The Body Shop qui sulla... Non lo vedrete mai. E questo è quello che ho sulle labbra. Ed è questo rosa, va bene? Con delle cangianze dorate. Come colore è anche bello. Però sapete quanto io amo i matte, quindi... Questo è il 245, e poi invece c'è questo che è un aranciato, sempre con tendenza oro, cioè con i riflessi d'oro. Ed è questo qua, hanno queste cangianze dorate entrambi, e devo dire che per essere dei satin, credo si dica satin quando sono lucidi così, sono anche abbastanza pigmentati, cosa che di solito non è. Quindi, ora mi tolgo sto rossetto che mi ci posso vedere e andiamo avanti. Ce la faranno i nostri eroi? Allora, come base, che cazzarola ho usato? Allora, come base, lo ridico, ah sì, scusatelo qui, che demente, idiota. Come base ho utilizzato questo qua. Che è lo Stay Matte, quello vecchio, Golden Beige, perché anche se sono un po' abbronzatina, pochissimo perché non riesco a prendere il sole, quindi dovrò farmi le lampade perché non mi posso vedere così cadaverica, per me questo è cadaverica, sono andata al mare da, insomma, quando ero da Michele gli avrò menato, non so quando, al mare, al mare, e poi fra quando è piovuto, cioè che è stato brutto tempo, e quando che si è dormito la mattina, io volevo andare al mare, ho dormito, sicché devo trovare adesso dei fondi, e comunque vorrei cercare di cambiare, perché avendo un canale io non posso usare, forse per me io uso lo stesso fondo finché non mi finisce, perché quando mi ci trovo bene comunque e il colore della pelle me lo vedo giusto, lo lascio. E invece avendo un canale io vedo per esempio Monna Bunny, Simona, Derry Bruno, che fanno i topo della settimana, che loro usano ogni settimana cose diverse, e avendo un canale è anche giusto che io vi mostri comunque cose differenti. Quindi per adesso ho usato il Naked e il Cost a randello, per esempio quello della Cost di video, spero di riuscire a caricarvelo, di avervelo già caricato quando vi ho fatto sto video, perché lo dovevo fare a fine mese. Madonna, no, sono troppo gialli, c'è poco grigio, mi armano. E comunque ho usato questo. Devo dire che non so se è il pennello che ho usato, cioè quelli rosa, non lo so, ma ha avuto una stesura un po' strana. Comunque è un fondo che a me piace, lo sapete, io vi chiedo scusa se mi guardo in continuazione, ma non mi posso vedere qua per gli sciolti. E quindi questa è stata la base. Come correttore, il solito correttore che sto usando ultimamente, lui a randello, non uso altro ultimamente. Come terra sto usando questa qui della Sexy Mama, la Sexy Mama The Balm. Io ho sentito parlare da Clary tantissimo di questa cipria, io è un botto che ho sta cipria e ancora non l'avevo mai usata. A me sinceramente non fa impazzire, non lo so se è una questione che mi ci devo un attimo abituare, non lo so, non mi ha fatto particolarmente impazzire come lei, però vabbè, è una cifra abbastanza buona, ma per il costo che ha, insomma, scusate ma io non ce la fo più, per il costo che ha dovrebbe essere madonnina santa, la cipria delle ciprie proprio. Allora, poi il contouring naturalmente sempre con il Fit Me, sopracciglia, sto usando invece quella della Essence, la matita che usavo prima quando avevo i capelli grigi, questa qui che è della Rimmel, io ho usato, prima di scoprire quella della Essence, usavo queste della Rimmel, e come vedete c'ho sia lo scuro che il chiaro, però
Allora, la scura è la 111 Panama. Purtroppo la chiara non si vede il numero 002 Hazel. Vi faccio vedere la differenza di colore. Allora, questa è quella che ho usato io per i capelli grigi. Questa è la scura e questa è la Essence. Sicché questa è quella un pochino più chiara e ora come ora con questi capelli devo tendere a farli un po' più chiari. Poi veniamo ai prodotti loro. Come base ho usato questo. Allora, devo dire che è un primer siliconico. Io sinceramente, non avendo primer siliconici, non ne avevo mai usati. È la stessa consistenza del primer della The Balm per il viso. È questo qua. Come vedete, tende al color caramello, comunque al color carne. È molto appunto siliconico e vedete che lascia questa base bella, bella uniforme, non la colora, ma la lascia uniforme. A differenza del primer della The Balm, che poi rimane molto siliconico, si sente tanto l'olio. Questo qui no, questo riesce a avere una stesura molto più, cioè, una volta che lo state stendendo, il silicone se ne va, cioè non si sente più che è siliconico. Mi è piaciuto parecchio, devo dire, e come tenuta è anche molto buona perché io l'ho utilizzato anche diverse altre volte e devo dire che mi piace. Sono 10 ml, 12 mesi. Sinceramente non so. Ah, sappiate che The Body Shop è made in Thailandia, eh? Anzi, ve lo faccio vedere. Ok, e si chiama Instra Blur Eye All Eye Body Shop. Poi, per gli occhi, ho usato solo i loro prodotti proprio per evitare di mostrarvi altre cose. Allora, abbiamo due ombretti chiari, sono tutti lucidi, comunque non glitter, un po' satinati, non sono matte. No, fa cacare, questo trucco. Fa pietà, veramente. Erano quasi un mese buono che non mi truccavo perché qui dal caldo si muore. Cioè, non dal caldo si muore, però anche oggi mi sono data il fondo liquido, lo sento. E quindi avevo smesso totalmente di truccarmi e farmi solo l'eyeliner perché, vabbè. Uno è il 360. Allora, hanno anche i nomi. Allora, Color Crush, quanto ho capito, è la serie, quindi rossetto, ombretti e dovrebbe essere anche. Color Crush, no. E la. Solamente rossetti e ombretti. Allora, abbiamo questo che è questo rosa, che è il 360. 360 Shade Gold Rose Romance Nuance Romance Doré. Allora, questo è il prodotto ed è quello che ho nella palpebra mobile come base sotto. È questo colorino qui. Io pensavo fosse un po' più tendente al rosato, invece è molto molto vedete, diventa molto luminoso, tendente al bianco, ed è quello che poi ho inserito, vedete qui, nell'occhio interno. Poi abbiamo il 125 Shade Champagne Kiss Nuance Touch de Champagne. Ed è questo colore qui, che è quello che poi, dopo aver dato quello lì, ho disteso nella palpebra mobile. Ed è questo qua, che come vedete, a differenza dell'altro che è più bianco, questo tende un po' più al dorato, però l'effetto che danno insieme è questo. Poi per l'occhio, per la sfumatura il colore di transizione, ho usato questo leggero leggero, quindi con un pennello da sfumatura grande della Kiko, perché proprio pucciato leggero e poi perché sennò diventava troppo forte.
E questo è il 270 Shade Golden Cinnamon Nuance Cannelle Moiré. Ed è questo bellissimo colore, perché come vedete i chiari si vedono, a parte il chiaro questo si vede un po' meno, questi invece sono belli pigmentati. Questo è tipo un rame tendente all'arancio, eccolo qua, e l'ho usato appunto, vedete, nella palpebra mobile. Insomma, avete capito, non è il colore di transizione. E poi abbiamo questo bellissimo marrone scuro, 245 Shade Coco Deluxe Nuance Coco Deluxe, che è questo, che poi l'ho messo al di sotto della palpebra, l'ho messo, ecco, qui nella riga, ok? Vedete quanto è bello pigmentato, è bello scrivente. Ho cercato di sfumarlo un po' nel meglio modo possibile, però poi per cercare di fare più una riganetta ho preso la Naked 2, che era la prima che avevo qui sopra, perché c'ho da farvi vedere. Allora, era finito lo spazio, non avevo cancellato niente, praticamente. Quindi ho preso, sì, perché appunto vi ho trovato il dupe sputato, veramente è schifoso da quanto è copiato, è identico veramente alla Naked 2 e quindi ve l'ho messo qua per farvelo poi vedere. E quindi il nero è questo qua, il boosted, che l'ultimo mi si è rotto. E l'ho messo qua nell'angolino. Poi vediamo un po' come eyeliner. Ho usato appunto quello nero. Non è la prima volta che lo uso, lo sto usando parecchio. Questo appunto è un eyeliner Smoky 2 in 1 Gel Liner and Eyes and Brows, probabilmente anche per le sopracciglia. Io ho un eyeliner come questo della Maybelline, chissà se ce l'ho ancora. Cioè, ce l'ho, ma non so dove. Se no, ve lo facevo vedere. Eccolo qua. Allora, questo è della Rimmel, anzi, che hanno appunto questi tappini messi per così. Ok, si stappa il tappino, lo mettete al di sopra e andate a prelevare il prodotto. Come vedete, l'ho usato parecchio. Ora è praticamente, non è secco, è secco il pennellino. Il pennellino andava magari pulito, io non l'ho pulito chiaramente. Dovrebbe essere comodo proprio perché poi ha appunto questa. Allora, questo è della Rimmel. Vedete, hanno una scrivenza molto molto forte. Io devo dire che l'ho usato moltissimo, probabilmente quando ancora non facevo video oppure non facevo promossi e bocciati, non lo so perché non ve l'ho mai fatto vedere. Che palle proprio, ma l'ho usato veramente tantissimo e quindi devo dire che questo qui della The Body Shop mi piace proprio per questo, perché so già, come tutti mi hanno detto, questo della New York Color è buono, io ancora non so, non l'ho usato. E voglio veramente smettere di comprare la roba perché rischio veramente di buttarla, ragazzi, perché non ce la fai ad usare tutta questa marmaglia di roba. E poi alla fine se smettano di scrivere, cioè ti incazzi come un suino. E questo è fatto allo stesso modo. Si toglie il tappo, non si avvita, eh? Cioè lo metti dentro e basta, non è che si avvita. E all'interno c'è il prodotto. Vi faccio vedere, si preleva proprio dalla punta qua. Porco di sì. Il problema è che qualche volta questo si stacca dalla punta così e poi andiamo a fare la nostra riga. Mi piacciono tantissimo questi qui perché sono non più che essere sono anche gel eyeliner cremosi proprio. Non sono eyeliner normali, liquidi, sono proprio cremosi e di conseguenza si stendono molto bene. Ora poi, a prescindere o meno che io non sappia fare la riga nell'eyeliner, questo è un altro conto, però sono dei buonissimi eyeliner, devo dire mi piacciono forse di più di quelli liquidi. E poi c'è quello marrone,
non ho ancora utilizzato, quindi lo utilizzeremo adesso insieme. Vi faccio vedere la, vedete il pennellino è fatto così, sono molto cremosi, eh? Io poi lo batto qui nell'eccesso perché altrimenti, e questo probabilmente si può benissimo utilizzare per le sopracciglia, esatto, però quando uno ha le capelli come l'avevo io, insomma adesso no, verrebbe troppo scuro. Al posto del correttore marrone che uso, questo è perfetto. Non vi ho detto che ho usato, oltre al primer, una base ombretto, che è questa qua, che è un matitone della Colors & Beauty, matitone labbra occhi 02. Non è un granché sto matitone, anzi fa cacare, nel senso, il colore è anche bello, vedete? Questo rosato tendente al luminoso. Il problema è che poi quando voi andate a mettere sopra l'ombretto vi crea delle chiazze pazzesche. Probabilmente andava sfumato con il dito, io non l'ho sfumato e mi ha lasciato delle chiazze veramente invereconde. E poi ultima cosa è il blush. Il blush sto usando a randello, a manetta proprio, questo qui di Eco Bio, della Lavera, che vi feci vedere appunto, che vi ho fatto vedere nell'haul di Eco Verde, che è lo Charming Rosé 01. Ragazzi, io adoro questo blush, cioè io credo che non troverò mai più un blush che mi piace a tal punto. Ed è questo rosa tenue, luminoso, a parte un odore che è incredibile. Lo adoro, cioè veramente mi piace troppo, troppo, troppo. Vedete che luminosità? Troppo, cioè lo stra adoro. Finish! Allora, questa è la prima ditta di cui vi volevo parlare, The Body Shop, e poi vi vorrei far vedere anche delle cosine sempre di un'altra ditta, però non è che ve le faccio vedere addosso perché giustamente però c'ho già sta roba qua. Allora, la ditta è tedesca, vediamo, e si chiama glamstrips.com. Allora, ho chiesto io la collaborazione perché avevo visto delle ciglia finte che mi hanno fatto impazzire. Poi quando sono arrivate ho visto com'erano, sono rimasta molto molto delusa. Allora, naturalmente vi lascio tutto nell'info box. Le ciglia che mi hanno attratto da impazzire sono queste. Sono delle ciglia finte fatte a farfalla. Ve le tiro fuori perché altrimenti con il riflesso non vedete niente. Qual è il problema? Sono di carta. Infatti c'è scritto Glam Paper Lashes. Allora, sono molto belle. Io le adoro. Ci ho fatto un trucco che se riesco vi metto le foto in fondo al video, ma non ci riuscirò mai perché non me le mette. Ma vi metterò una foto sul mio Google, di modo che voi la cliccate e andate a vedere. Sono molto belle, molto molto belle. Il problema è che sono di carta. Una volta che voi le avete usate una volta, sono da buttare. Io ho usato queste e le ho riciclate perché me le sono messe in casa. Ho fatto il trucco, ho fatto le foto e poi le ho tolte. Però se uno ci va a fare una serata, è proprio carta, quindi non vi durano niente. E avevo visto queste ciglia, ero rimasta completamente folgorata e quindi ho chiesto una collaborazione e mi è stata data. Allora, il prodotto che sinceramente a me è piaciuto di più è questo qua, il Glamour Liner. Hanno pochissime cose, non hanno tante cose. Di questi eyeliner qui ci dovrebbe essere il nero, il viola e il verde, se non mi sbaglio. Sono questi pennini. Oh, amore. Sono questi pennini qui, da dare come eyeliner. Ha un tratto molto fino, mi piace tanto perché ha un tratto parecchio parecchio fino. E come tutti mi avete detto di tenerli a capolli in giù, è vero, gli fa un sacco, perché una volta tenuti a testa in giù funzionano parecchio meglio. Mi sono trovata benissimo, devo dire che ultimamente io mi sono truccata solo con l'eyeliner, non lo so perché. Sarà stato il caldo, sarà stato che mi veniva a noia, che poi mi piace, vedi, quando mi trucco, però il caldo ti strema e quindi diciamo voglia poi di metterti a truccarti. Quindi una righetta d'eyeliner caruccia, bellina, mi piace proprio, con un bel rossetto, magari anche shocking. Questa devo dire che dura,
Io sarà che, lo sapete, gli occhi non è che me li tocco granché. Io mi sono trovata molto bene, devo dire. Fino a che non l'ho messa a testa in giù, anche questa aveva un po' di problemi di colore, perché queste pennine sono fatte così, a quanto ho capito. Basta tenerle a testa in giù e ripigliano, però io mi sono trovata bene. Poi mi hanno mandato queste benedette ciglia finte fatte così, come quelle della Essence. Io non sono stata capace ad usarle, purtroppo voi lo sapete il ripudio che ho io di queste benedette aggeggine. Credo ve le metterò in un giveaway perché tanto non le uso, quindi non vi posso dire niente. E poi mi hanno mandato questo, che è il Wonder Lash Maker. È un mascara fatto proprio di fibre. Sono fibre bianche. Come sapete, io ho questo qua che adoro, stra-adoro, stra-stra-stra-adoro, che le fibre sono nere. E nel periodo, magari sempre di troppo caldo, di fretta, che non ti metti le ciglia finte, ti metti questo effetto ciglia finte. Questo qui ha un piccolo problema. Non so se è una questione di fibre troppo spesse, però fa un po' d'agglomerato. Non è male, devo dire, perché non ricordo il prezzo, non lo so. E poi è bello consistente, insomma, è bello grande come mascara. Però, ripeto, a differenza di questo, della Love Alpha, che mi fa le ciglia molto più lunghe, questo tende ad infoltirle, a cicciottarle invece di allungarle. Però devo dire che non è male. A me queste fibre così piacciono molto. Da quando, oramai sono 2 anni, uso questo e ragazzi, in c'è storia, proprio davvero, a me piacciono un sacco. È un'ottima alternativa alle ciglia finte. Per esempio, Michela mi diceva: ma io non me le so mettere. A parte che io ho cominciato da un po' di tempo a questa parte a usare le ciglia finte, prima anch'io non le utilizzavo assolutamente. E ora che le uso, vi devo dire che non riesco a fare a meno delle ciglia finte. Proprio c'è una cosa che non riesco. Adoro le ciglia finte. Un occhio senza ciglia finte non mi piace. Però devo dire che questi tipo di mascara sono un'ottima alternativa appunto alle ciglia finte, perché riescono a infoltirvi parecchio, a prescindere dal mascara che usate. E quindi devo dire che mi piacciono tantissimo, tanto lo sapete quello che penso. E questo è un bel trombone, bello grande, 3M, sono 3 mesi. Non c'è scritto quanto prodotto c'è all'interno, ma secondo me il prodotto ce n'è e parecchio. Quindi a me questo è piaciuto molto. Vi metto queste per un giveaway, perché come sapete io, c'è tante mi hanno detto: mettile sul mascara, mettilo qui, mettilo là. Non ci vado d'accordo io con queste. Ve le faccio vedere. Come vedete è pieno colmo, sono molto fine, molto più fine di quelle della Essence. E quelle della Essence ho anche provato io ad utilizzarle, ma naturalmente non sono stata capace. Anzi no, sono identiche, penso. Eh sì, più o meno identiche. E niente. Quindi non vi posso parlare di questo prodotto perché non l'ho utilizzato. Si va a Bubi, sì. Allora, buonazze Ficone, io vado fuori con il cane. Dovrei fare un My Life. Spero di riuscire a farlo perché comunque, ragazze, c'ho sti test che mi prendono tanto tempo. Di solito, visto, faccio 1 o 2 video al giorno e ce n'ho tanti da farvi, veramente tanti. Quindi un bacione, rock and roll, fate brave. Ciao, buone!